Ci sono feste in cui si fonde la fede, la tradizione e anche un pizzico di superstizione. È il caso di San Pantaleo, un santo veneratissimo nella Grecia salentina e in tutta la provincia di Lecce, il cui centro, la cui festa è proprio qui, a Martignano, il 26 di luglio, la festa di San Pantaleo. Gli ingredienti sono quelli: fede, tradizione e un po' di superstizione. C'è fede sincera che attira migliaia di devoti in questo piccolissimo paese, 1700 anime. C'è tradizione, genuina. Il cuore della Grecia salentina batte per Pantaleone, nato a Nicomedia nel 305 e martirizzato sotto Diocleziano. Ma c'è anche superstizione, quella che porta da ogni dove centinaia e centinaia di pellegrini nella chiesa di Martignano a impetrare grazie al santo medico. Io penso innanzitutto per il fatto che San Pantaleo fosse medico nella sua attività da vivo, diciamo, e quindi era facile rivolgersi a lui dopo la sua morte, proprio perché oltre all'interpretazione di una medicina che salva l'anima c'è sostanzialmente quello che è il punto di partenza: chiedere l'intercessione per la salute del corpo. E dato che le grazie non si chiedono a mani vuote, i pellegrini portano offerte, ori e gioielli per adornare la statua e banconote da fissare sul basamento del simulacro, 10, 20, ma anche 50 e 100 euro. Un aspetto sicuramente singolare di questo rito è che questa spiritualissima devozione poi si traduce in atti molto materiali, nelle banconote alla base della statua del santo. Come mai? Forse il fatto di dare la banconota è il modo più semplice da parte dell'uomo di scaricarsi di alcuni problemi, cioè l'importante, secondo il modo di pensare nostro più facile, è quello di dare l'offerta e ci scarichiamo di tanti altri problemi che potrebbero essere invece l'impegno concreto di una carità manifestata attraverso il servizio nei confronti degli altri, andare a trovare chi ha bisogno, il sentirsi disponibile nei confronti di tutti. Offerte concretissime per grazie immateriali che riempiono i cuori dei fedeli di speranza e le casse di chiesa e comitato. Un tempo addirittura in lite sulle offerte, tanto da aver inventato una singolare divisione che vedeva come spartiacque delle offerte la mezzanotte del 27 luglio. Ma prima, fino a mezzanotte, i soldi che venivano appesi alla mezzanotte del 27. Del 27 erano del comitato. Adesso più non c'è più questa. E poi da mezzanotte un minuto in poi erano del parroco. Sì, del parroco, per fare le cose della chiesa. Tutto qua. Adesso no, perché dobbiamo dire, non c'è una collaborazione reciproca ed è una cosa bellissima. All'incirca ogni anno in media quanto raccogliete? Ma non c'è una. Almeno detto intorno ai 50.000 euro. No, magari. Almeno. No, sulle 16-17.000 euro. Oggi quelle offerte servono per opere di carità, ad aiutare famiglie del posto, ma anche a supportare le attività religiose e a sostenere la festa civile. Come in ogni festa popolare che si rispetti, nella quale sacro e profano si fondono, la processione sfila per il paese, tra due ali di folla. Ma continua anche qui questa singolare, unica nel Salento, modalità di offerta al santo. Ogni banconota è una richiesta, una speranza. Per una madre malata, per un figlio senza lavoro, per una figlia non maritata o per un congiunto lontano. Speranze sincere che affluiscono sul sagrato della chiesa di Martignano o per le strade del paese, nella festa di San Pantaleone.